Allora ragazzi, Pascal oggi in vacanza, è sparito, si è dato la macchia, caro Luca, e qui siamo da soli, telefonino, telecamera, ci dobbiamo arrangiare perché altrimenti non abbiamo alternative. 9.000 giri con Luca e Mirko, Mirko che lì ve lo faccio vedere, guarda che magia, un po' nel buio, bello lì, bello come un faraone egizio. Allora, puntatina alfa, con due alfa molto interessanti, la prima, vabbè, senti, posso dirti che è bello risentire gli aerei, qua ti ricordi quando eravamo qua e non volavamo più aerei vicino all'Inate? No, 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 che si ricominci a vivere, va bene. Sul tuo sfondo vedo una bella 1, ma ne parleremo, credo sia la Turbob, ma poi ne parleremo in un'altra puntata. Di cosa parliamo in questa invece? Allora, qua cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un paio di alfa particolari, quindi farei una puntata sulle alfa, ogni tanto capitano. In questo caso sono due alfa, direi, molto particolari. Una in maniera particolare che è questa, che è la 4C, e questa che è una Brera con motore 3200 V6. Ok, quindi partiamo dalla 4C, una macchina, vabbè, a tiratura limitata, una macchina, io l'ho guidata, devo dire, si fa molta fatica a entrare, questo un po', devo dire, è una, come dire, sembra di entrare in una specie di capsula spaziale, però una volta seduti, una volta poi in marcia, devo dire, la macchina, ecco, pensavo fosse molto più scomoda, molto più rigida, cioè è rigida, chiaramente, è una macchina prettamente sportiva, però pensavo peggio, cioè nel senso è fruibile, non è una roba, Non è estrema. non è estrema, non è estrema, sì. È molto bassa, bisogna stare un po' attenti sui dossi, queste cose qua, però diciamo che è una macchina che si può usare, non dico quotidianamente, però si può usare anche in strada, non solo con velleità sportive. È chiaro che è una macchina che è stata costruita col preciso scopo di avere una macchina tipo GT3 della Porsche, anche per intendersi. Certo, sì, di questa è manuale o automatica? Perché manuale No, no, questa è automatica. A me non automatico, piacciono. manuale è difficilissimo da trovare, è diventata una chimera, lo sai A me non che piacciono tantissimo questi cambi elettroattuati, tipo quello che ha sulla 500 Abarth, non sono un amante di questi cambi, però devo dire, funziona, cioè nel senso, una volta che uno si abitua, va bene anche così, non è. Sì, ci sono delle leggende che non sono leggende, ma sappiamo chi ha fornito i telai ad Alfa Romeo per fare lo studio di questa vettura e che la Lotus sia stata presa da campione, no? La culla, il telaio, le vasche. Dà un po' quell'idea lì, nel senso, infatti prima non volevo citarla, però diciamo che il suo alter ego non è il GT3 RS o il GT3 della Porsche, anche in versione normale non RS, ma è più la Lotus, quindi mi sembra proprio, come dire, un esempio calzante da un punto di vista sia prestazionale che da un punto di vista proprio di utilizzo, di forma, di concezione meccanica. Poi chiaramente questa qua ha il suo stile, se io dovessi scegliere fra le due sicuramente Alfa ha un appeal diverso, poi ci sono gli amanti dell'Alfa, ci sono gli amanti della Lotus, però questa qua secondo me è una macchina che mancava, cioè finalmente il gruppo FCA o Atlantis, che adesso voglia con gli aggiornamenti, ha messo fuori una macchina molto particolare, che non sia solo una macchina delle Ferrari piuttosto che Maserati. Questa è una macchina che ha il suo perché. Certo, cosa dovete fare, Luca, a questa Allora, qui vettura? questo qua è un cliente svizzero, l'ha comprata, penso usata questa macchina, per cui ha preso quello che c'era, colore bianco, a lui piace scura, per cui ci ha chiesto di cambiargli il colore, quindi il colore da bianco passerà a nero lucido. Poi ovviamente le opzioni erano due: o si rivernice tutta la macchina o si segue il concetto del wrapping. Io ovviamente gli ho consigliato fra le due il fatto di wrappare la macchina, cioè di utilizzare una pellicola particolare, sono proprio delle pellicole speciali per questo genere di lavori, in maniera tale che in un domani il cliente vuol vendere la macchina, la si ripristina col colore originale, anche se contrariamente ad altri paesi dove sul libretto di circolazione c'è il colore della macchina, mi sembra che anche in Svizzera, anzi sicuramente sul libretto svizzero, dato che questa macchina è svizzera, c'è il colore della macchina, quando uno la va a vendere fa brutto, era bianca, è diventata nera, dico come mai, ho fatto un incidente, per cui a uno può piacere il nero piuttosto che altro e si riesce a ottenere lo stesso scopo con un sistema reversibile. Invece, se io avessi dovuto riverniciarla tutta, sarebbe stato molto impegnativo. Quindi la macchina ci è entrata oggi pomeriggio, verranno i ragazzi che si occupano del wrapping a ritirarla. Direi che abbiamo una settimana di tempo perché è vincolante venerdì prossimo alla consegna. Su questa io mi riaggiornerei alla prossima settimana alla lavoro finita. Adesso l'abbiamo vista così com'è. Diamo un'occhiata anche all'interno, perché una delle particolarità di questo lavoro è il fatto di fare la pellicola tutta anche all'interno, dove si vedono sia le battute, lo scatolato qui, sia le battute delle porte. Quindi per fare un lavoro del genere andranno smontate le porte e andrà pellicolata tutta questa parte qua. Cioè diciamo che aprendo le portiere,
non si vede più il bianco. Il bianco rimarrà solo nelle battute del vano motore, perché lì ovviamente, o nelle battute all'interno del bagagliaio, ma quelle sennò bisogna mettere giù il motore. Certo, quindi, certo. Ovvio che non si può. Bene. Questo è un po' l'obiettivo. Quindi tempo qualche giorno la vediamo finita. Sì, diciamo tempo, una volta finita direi ti rinvito okay. A fare un upgrade, a fare un consultivo su questa, sul risultato di questa macchina. Oh, adesso Brera, Luca. Adesso Brera, quindi sempre in casa Alfa, però chiaramente è una macchina di un pochino più datata, diciamo, anche questa è una macchina molto particolare. Non credo ne abbiano fatte prodotte tantissime, però devo dire una macchina disegnata da Bertone, una macchina sicuramente con una sua personalità ben precisa. Questo è in particolare il motore col 3200 V6. Quello che abbiamo fatto noi è una cosa un po' particolare, sempre parliamo di estetica, un po' come il discorso della 4C, quindi qua non siamo intervenuti con la meccanica ma unicamente con l'estetica, con un concetto esattamente all'opposto di quello che noi facciamo, cioè il cliente ha comprato questa macchina qui usata, era un po' diversa rispetto a come la vedete adesso. Non capisco per quale motivo dopo uno la compri per poi riportarla all'originale, però diciamo che era eccessivamente, passami il termine, pacchiana, nel senso che aveva una livrea che ancora adesso in parte ha, molto alla Fast and Furious, diciamo così. L'interno, che adesso abbiamo rivisto e corretto, abbiamo migliorato per quello che era possibile fare, ti dico solo che ad esempio queste parti verniciate di blu ci possono stare. Quello che era incredibile, che aveva fatto montare su queste modanature dei farettini a LED sia sulle modanature che sul tunnel centrale che si comandavano, una roba veramente, cioè Fast and Furious all'ennesima potenza. Quindi stiamo iniziando, perché adesso abbiamo fatto determinati lavori, abbiamo cercato di ritornare un attimino all'origine, cioè queste modanature le abbiamo lasciate nel colore, diciamo, della carrozzeria, però abbiamo tolto tutta la parte elettrica, c'erano le portiere che erano piene di fili, piene di cablaggi, sono state stuccate le parti dove c'erano appunto queste specie di gemmettine, chiamiamole così, e queste le abbiamo tolte. È stato rifatto completamente l'interno, prima era un nero in simil pelle sky, non era neanche ben definibile, a questo punto abbiamo cercato di fare anche un po' vissuto, un po' datato, abbiamo rifatto completamente l'interno e i pannelli porta in questo colore, chiamiamolo crema, sabbia, quindi questi sono stati rifatti sia i sedili anteriori che posteriori e i pannelli anteriori che posteriori. Quindi questo è, adesso purtroppo dal video non si sente, però il classico odore della pelle nuova, e questo è già un bel passo in avanti. Ok. Per quanto riguarda la parte interna. Per quanto riguarda la parte esterna, abbiamo, peccato non aver avuto l'occasione di farvelo vedere, la parte laterale e posteriore lo potete vedere, la parte anteriore c'era un paraurti che rispetto a questo sembrava la macchina diabolica, era completamente diverso, green, bassissimo, tutto grigliato, molto più ampio, veramente una cosa dal mio punto di vista troppo pesante e inguardabile. Allora a questo punto abbiamo acquistato un paraurti originale, quindi questo è un paraurti originale, e abbiamo avuto un po' di difficoltà a reperirlo perché ormai sono macchine cui i ricambi non sono poi così facilmente reperibili. Quindi paraurti originale verniciato in tinta carrozzeria, abbiamo ripristinato i suoi fendinebbia, abbiamo ripristinato la sua griglia originale, abbiamo solo lasciato la griglia, le tre griglie, questa griglia qua centrale che non è la sua originale, però ci stava, diciamo che questo non crea grossissimi problemi. Quindi la macchina attualmente la stiamo riportando pian pianino all'originale. Quello che secondo me andrebbe fatto, però lì è un bel problema dal punto di vista tecnico, sono queste minigonne che il precedente proprietario ha avuto la geniale idea, in gergo si dice resinare, cioè lui cosa ha fatto? Ha applicato la minigonna, ma anche come dire, eliminato, quindi ha creato una superficie di resina per rendere uniforme la superficie. Si vede lo stacco là davanti che non è resinato, mentre qua dietro è stata resinata, perché in teoria questa minigonna sarà finita più o meno su questo livello. Il problema che cos'è? Che io posso riportare l'originale, ma per riportare l'originale devo fare un lavoro molto più complesso, perché devo scollare questa parte e andare a rivedere da un punto di vista di carrozzeria il punto in cui si collega con la minigonna, per cui lì a livello di carrozzeria non sarà una cosa semplice. Quindi queste sono cose che poi rivedremo col cliente cammin facendo. Il posteriore, diciamo che al di là di quelle due prese aria più o meno passabile, io
io sono un po' contrario a questa specie di spoiler un po' troppo massicci, però diciamo che ecco, il posteriore può ancora andare, quello che secondo me andrà valutato bene anche a livello di costi, capire un attimo cosa verrà fuori, è il fatto di ripristinare il laterale. Però diciamo che rispetto a come c'è entrata la macchina inizialmente, abbiamo già fatto un bel salto in avanti, quindi questo è proprio uno dei casi dove non è detto che tutte le volte noi interveniamo per cercare di fare dei lavori partendo dalla base. Tante volte partiamo da una situazione non soddisfacente e andiamo poi o a modificare determinate cose o addirittura in questo caso a riprendere dei componenti originali. Chiarissimo Luca, bella puntata, grazie, e sì, convinciamolo a togliere l'alettone. Questo ci provo adesso, domani, lunedì la consegniamo. Più che l'alettone sono un po', perché devo capire un po' il discorso della minigonna, perché non è una roba semplice. Comunque tutto è fattibile. Va bene, ci vediamo la settimana prossima per la 4C pellicolata. Esatto, vi faccio vedere il lavoro finito. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi. I'm on the road again. I'm on the road again.